sicuramente un personaggio e un grande studioso, da come traspare dalle sue parole, dai suoi intendimenti, e soprattutto una persona umile, come solo un grande comunista, un grande comunista può essere. Adesso continuiamo con i nostri interventi. Ci dovrebbe essere in scaletta Benvenuti. Sì. Però io direi di leggerlo eventualmente alla fine e di dare spazio. Beh, è un video. Ah, c'è proprio. E vabbè, allora facciamo dopo un altro video adesso, mi sembra. Come volete, per me non c'è problema. Fai tu, sei tu che sei dietro. Perché no, visto che ci sono altre relazioni è meglio farle adesso. Sì, perché dica due parole, solo la parola su The Covenant of War. Scusate, io volevo solo commentare un attimo un momento in cui Fuhr sostiene che non sa bene come sia nata questa borghesia russa. Ecco, che alla fine si è finita, no? Ecco, solo vorrei mettere in rilievo una cosa un po' strana, se volete, singolare, che io ho studiato, e cioè negli anni Ottanta sì, esisteva veramente una borghesia russa, una borghesia sovietica, anzi, che aveva un grande desiderio, lì è entrato attraverso quella ferita lì è entrato poi la lama che ha poi causato tutto, un grande desiderio di appagamento sensuale, di appagamento degli istinti del piacere, dell'eros, insomma, quello su cui tra l'altro il capitalismo ha sempre lavorato per fare l'uomo, per costruire l'uomo consumatore. E insomma, anche se voi non ci credete, anche se sembra impossibile, a determinare il crollo dell'Unione Sovietica ha contribuito il Festival di Sanremo. Questo è un fatto paradossale, ma il Festival di Sanremo ha portato nella Russia Sovietica, ha portato un modello idolistico, un modello di consumo, un modello di approccio alla vita spettacolare. Il Festival di Sanremo negli anni Ottanta era popolarissimo, la TV sovietica alla fine lo ha trasmesso per intero, all'inizio ci ha tergiversato, ha trasmesso poi canzoni, poi piano piano la Russia è stata inondata da Toto Cutugno, da Toto Cutugno, da Albano, Romina Power, ricche e povere, giustamente sì, lì la divisione già era quasi una profezia, no? Quella dei ricchi e poveri. E ha scoperto l'Occidente dove tutto sembrava godimento, tutto sembrava un paradiso fatto di belle donne, evidentemente anche di bei cantanti, e quindi è entrato davvero il virus del consumismo. E sembra paradossale, ma un prodotto della nostra cultura come il Festival di Sanremo, che peraltro è luogo roccaforte, massonica, per eccellenza, un luogo molto più importante per la storia d'Italia di quanto si pensi, anche per altre vicende, ha avuto un suo ruolo, grande o piccolo, comunque nel crollo dell'Unione Sovietica. Su questa cosa posso darmi un ulteriore elemento? Aspettate un attimo. Che ha contribuito, siamo sempre nello stesso periodo. Succede un fatto negli anni Ottanta molto importante. In Russia arriva la pubblicità, nelle televisioni russe non c'era sfoggio, no, di messaggi pubblicitari, tenendo presente che la pubblicità come tecniche di condizionamento usa le scienze, le neuroscienze, no? E tutto che servono poi anche per la guerra psicologica, no? Sono meccanismi di derivazione militare. Quindi in Russia arriva la pubblicità, e sapete chi è che porta la pubblicità in Russia? Publitalia, Marcello De Dutri, Berlusconi, che ha l'esclusiva per l'Europa. E ha appunto l'esclusiva, che avevano una loro struttura a Monte Carlo, e, no? Quindi Monte Carlo dove c'è un altro casinò, perché i casinò sono fondamentali, vi consiglio di leggere i libri di Riccardo Mandelli in merito al ruolo dei casinò
in rapporto ai servizi segreti, alla massoneria e agli equilibri anche mondiali, no? Come lì dentro si è gestito in ambiti, diciamo, di divertimento anche, no? E di gioco d'azzardo, perché appunto la politica fatta dai borghesi è anche un azzardo, no? Sotto certi aspetti. La borsa è... Esatto, la borsa, no? Cioè, è una continuazione di quella filosofia. E il risultato è che in Russia arriva negli anni '80 questa cosa, e a portare aprire la pista in quella direzione sicuramente c'è stato il contributo di due anticomunisti dentro il Partito Comunista, ovvero che facevano riferimento a due gruppi. Uno di questi era il gruppo che lavorava con Cossutta e l'altro era il gruppo che lavorava con i miglioristi, l'area di Napolitano e compagnia bella, che avevano le loro entrature in quel paese e sono stati il viabile, no? Coloro che hanno dato l'avvio a questo declino in modo sempre più massiccio, perché la pubblicità quando arriva si vede, no? Gli effetti sulle nuove generazioni, di come questi meccanismi, no? L'utilizzo di queste tecniche servono per distrarre milioni e milioni di persone e a portarle poi, come dicevo prima, in braccio al Dalai Lama, no? Una nota spia, è uno che lavora per la CIA dal 1956, no? Oltre contro un buone religioso, sì, certo. Va bene, adesso abbiamo un'altra relazione, l'infiltrazione reazionaria nei movimenti comunisti, con Claudia Cernicori. Buonasera a tutti e intanto grazie per l'applauso preventivo che è sempre un piacere. Allora, la relazione poi mi sono resa conto è piuttosto lunga, per cui io, visto che penso che tutti quanti avrete in mano il testo, io cercherò di saltare qualche passaggio perché altrimenti effettivamente andiamo molto fuori tempo. Il titolo è La strategia del cuculo, alcuni esempi di infiltrazione nei movimenti comunisti. E intendo parlare qui non tanto di alcuni progetti palesi che ci sono stati, di proposte di accordi tra, cioè, come l'appello di Togliatti ai fratelli in camicia nera, oppure i fascisti di sinistra di Stanis Ruinas che cercarono un accordo col PC alla fine degli anni 40, ma proprio di operazioni dirette in maniera da intelligence militare per penetrare dentro il Partito Comunista nello specifico, ma anche in altri movimenti comunisti per rovinarli, cioè come fa il cuculo che distrugge il nido in cui si trova per far crescere i propri piccoli. E il capitalismo ha fatto proprio questo in molte occasioni. E una nota così preventiva è notevole sia l'impegno profuso dal capitalismo tramite i servizi segreti di poteri fascisti, eccetera, per rovinare questo movimento comunista, perché vuol dire che lo temevano davvero molto, ed è anche notevole come tutto sommato, nonostante tutte queste operazioni, alla fine i comunisti abbiano potuto comunque lavorare, concludere determinate cose, anche se poi molti progetti sono falliti, e in ogni caso non si è riusciti a distruggere del tutto i comunisti. Il primo punto che volevo toccare risale alla fine della seconda guerra mondiale, alla fine del 44, insomma, la seconda guerra mondiale era ancora un po', non era ancora la fine. E c'è il documento intitolato Il piano Graziani per la risurrezione del fascismo, che è stato denunciato in un articolo degli anni 90.
In base ad un documento del Field Security Section, cioè del controspionaggio britannico. Un informatore parla di una riunione segreta che avrebbe avuto luogo nell'ottobre del 1944 presso la sede della Legione Muti a Milano. Riunione presieduta dal maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, noto criminale di guerra, cui parteciparono elementi politici delle RSI, non tanto prefetti, gerarchi e pubblicisti, quanto i comandanti della Legione Muti, delle Brigate Nere, della GNR e due questori, tra cui quello di Milano, i capi dei servizi di spionaggio e, cito da questo documento, i torturatori e gli aguzzini. Graziani delineò il progetto che intendeva realizzare, data per certa la sconfitta militare del fascismo, per la sopravvivenza politica del medesimo. Le truppe germaniche si sarebbero ritirate, seguite dal grosso dell'esercito italiano, ma i politici, cioè coloro che avevano partecipato alla riunione, sarebbero rimasti, celandosi e camuffandosi per fare azione di sabotaggio nelle retrovie, opera di disgregazione all'interno dell'Italia, perché, e viene citata la parola di Graziani, non è necessario vincere la guerra perché il fascismo e i fascisti possano, sia pure dietro altre bandiere, salvarsi. Il metodo suggerito era questo: immettere il maggior numero di strumenti fascisti entro le nostre organizzazioni clandestine, cioè perché l'informatore era uno di Lenner d'Italia, per questo lui parla non da partecipante alla riunione ma da infiltrato, questo verrà tenuto conto, no? Quindi immettere il maggior numero di strumenti fascisti entro le nostre organizzazioni clandestine, mandando in galera gli antifascisti veri, scompigliando le loro trame, creare fino da allora forti posizioni fasciste entro le fila dell'antifascismo, preparare ingenti quantitativi di armi e denaro e poi, dopo il crollo del fascismo, iscriversi in massa ai partiti antifascisti, sabotare ogni opera di ricostruzione, diffondere il malcontento, fomentare moti insurrezionali e preparare sotto qualsiasi insegna la risurrezione degli uomini e dei loro metodi fascisti. E inoltre, organizzare delle bande armate che funzionino segretamente e che aggiungano altre distruzioni a quelle che prima di andarsene effettueranno i tedeschi. Ma soprattutto mimetizzati, i fascisti, no? Per entrare nei partiti antifascisti e introdurre i fascisti a valanga, propugnare le tesi più paradossalmente radicali e di più insano rivoluzionarismo, sabotare e screditare l'opera del governo e soffiare a più non posso in tutto il malcontento inevitabile, in modo da suscitare il rimpianto del fascismo e permetterne il ritorno al potere. E questo, vi salto un pezzo, ma non è troppo lungo, queste cose si sono puntualmente verificate, come possiamo vedere più avanti. Il lato preoccupante di questa storia è che i partiti antifascisti, il SIM e il CNRI, furono avvisati di tutto questo che stava succedendo, però, conclude l'informatore, i partiti spalancarono senza alcuna precauzione le porte e il 25 aprile si videro flotte di squadristi e di ex militari repubblichini tra i volontari della libertà. A questo punto possiamo collegare un altro caso emblematico, quello del tenente delle SS Guido Zimmer, che era membro della sezione estera dei servizi segreti, aveva operato a Roma alle ordini di Kappler e fu inviato a Genova e poi a Milano, dove, alle dipendenze di Walter Rauf, nel novembre del 1944 aveva i contatti con l'SS dando via all'operazione Sunrise per la resa separata. Però oltre a questi contatti, diciamo, internazionali, Zimmer fece un'altra cosa anche e gli fondò un'altra rete di Stay Behind, cioè di resistenza dietro le linee nazista, questa si chiamava Cipresse. In questo contesto infiltrò dei propri collaboratori all'interno del Partito Comunista Clandestino. Ad esempio, l'agente di origine ungherese Andreas Zolomi, che fu sospettato di aver provocato l'arresto di Ferruccio Parli il 2 gennaio del 1945, e Zolomi nel dopoguerra passò a lavorare proprio stipendiato con l'SS e poi la CIA, no?
Zolomi entra in contatto con la cellula comunista di un ex combattente di Spagna, critico nei confronti di Togliatti, e fece in modo di spingere i militanti ad agire in maniera meno morbida di quanto prevedesse la linea del Partito Comunista, cioè operare delle azioni che rendessero odioso il comportamento di partigiani alla popolazione civile. Qui va parlato anche delle brigate Matteotti, che erano legate al PSIUP, cioè il Partito Socialista di quella volta, che non è lo stesso PSIUP degli anni 60 e 70. Erano comandate dal socialista Corrado Bonfantini, il quale, secondo la definizione dello storico Pier Giuseppe Murgia, agiva spesso all'insaputa degli altri esponenti del Partito Socialista in operazioni politicamente spericolate all'interno del CLI in Alta Italia, in modo antitetico a quello di uomini come Morandi, Bertini e Basso. E fu lui ad avallare quel pasticciaccio, sempre cito da Murgia, della pacificazione tra fascismo e socialismo portata avanti da Carlo Silvestri, un giornalista che si definiva socialista ma era vicino ai vertici della RSI. Silvestri teorizzava un trapasso senza rotture violente del fascismo della RSI al socialismo, con la benedizione del transfuga pentito Mussolini, scrive sempre Pier Giuseppe Murgia. All'interno delle brigate Matteotti va detto che fu inserito un partigiano, qui lo scrivo con le virgolette, vicentino, Giuseppe Marrosin, detto Vero, che ha questa storia piuttosto particolare. Dopo essere stato combattente franchista in Spagna, nel 1944 fu preso in carico da un agente della rete informativa Nemo, che era gestita dal SIM italiano e dal SUR britannico, e questo agente lo aveva incitato a tenersi lontano dal movimento del CLN in cambio di forti aiuti economici, offrendogli anche il riconoscimento ufficiale da parte del governo del Sud. Marrosin diventò il rappresentante monarchico della regione Veneta, fondò una formazione clandestina denominata Brigata Vicenza e si mise in contrasto con i garibaldini della Brigata Ateo Garini, perché questa brigata di Marrosin compiva azioni irregolari come rapine ed esecuzioni arbitrarie e quindi si metteva in luce all'opinione pubblica, se possiamo usare questo termine per l'epoca, il comportamento dei partigiani che appunto vedevano questo comportamento scorretto da parte dei partigiani senza distinguere tra garibaldini e questa divisione Pasubio. Poi, nell'estate del 44, Marrosin prese dei contatti con la GNR veronese in modo da trasformare questa banda in una sorta di polizia partigiana da impiegare però contro i comunisti con l'autorizzazione del comando tedesco. Però a settembre furono coinvolti in un rastrellamento che annientò questa formazione. E i superstiti si trasferirono a Milano in seguito a contatti stabiliti con Bonfantini e di un fiduciario di Raffaele Cadorna, che era il comandante militare del CVL, e vengono integrati al comando della Matteotti. E questo è molto importante perché furono le Matteotti a compiere determinate azioni che vengono ancora oggi usate per screditare il movimento partigiano. Ad esempio, fu Marrosin ad eseguire materialmente la fucilazione degli autori Osvaldo Valente e Luisa Ferida, che gli erano stati consegnati dal tenente Nino Culeio della polizia partigiana, lo stesso che aveva preso in consegna Junio Valerio Borghese prima che Borghese fosse trasferito a Roma col beneplacito dei servizi statunitensi. E questa esecuzione di questi due attori è una delle Osvaldo Valente si sa che era comunque inquadrato nella decima massa, ci sono prove di comportamenti suoi criminali, mentre non si sa esattamente se Luisa Ferida si fosse macchiata personalmente di crimini. Però il fatto di questa esecuzione viene ancora oggi stigmatizzato come un crimine dei partigiani sottinteso comunisti, mentre invece
l'esecutore materiale non era un comunista, non era probabilmente neanche un socialista, conoscendo la sua storia precedente, ma semplicemente un agente provocatore. Le Matteotti furono anche responsabili dell'uccisione di un triestino, Maggio Astori, figlio di un agente dell'OSS, che fu scambiato per il generale fascista Diamanti ed ucciso il 27 aprile. Furono loro ad arrestare il maresciallo Graziani, una coincidenza, parlavamo prima del piano Graziani. Invece di consegnarlo al CNN d'Italia come sarebbe stato di regola, lo consegnarono ad agenti del servizio statunitense agli ordini di Emilio D'Addario, il che gli evitò sia l'esecuzione sommaria sia il processo. E qui vanno citate alcune dichiarazioni piuttosto recenti fatte dal generale dei carabinieri Niccolò Pozzo, che era stato alle dirette dipendenze di Dalla Chiesa. Egli reazioni in merito ad un colloquio con un capo partigiano della Brigata Garibaldi del Vercellese, che gli avrebbe raccontato che nell'ultima fase della guerra partigiana un certo numero di repubblichini in contatto con uomini della Franco, cioè di Edgardo Sogno, avevano infiltrato diverse brigate garibaldi per indurle a compiere azioni particolarmente efferate in modo da metterle in cattiva luce agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi anche qui vediamo una perfetta coincidenza con il piano Graziani. Le persone utilizzate per le infiltrazioni erano uomini e donne che avrebbero agito per conto di qualche servizio segreto alleato, una struttura che non si è mai sciolta, ha concluso questo comandante partigiano, ed è tuttora operante dietro il terrorismo rosso e nero. E Bozzo riferì questo al suo superiore, che lo convocò insieme ad Edgardo Sogno, però Sogno non vuole che Bozzo fosse presente. Dopo il colloquio, Dalla Chiesa disse al suo sottoposto: lascia perdere, è una storia più grande di noi, qui siamo a livelli internazionali, le Brigate Rosse non c'entrano più. Quindi anche questa è una cosa piuttosto grave. Facendo un salto indietro nel tempo, parlerò dell'operazione Packet, che riguarda la cultura, diciamo, no? Nel 1948 il Psychological Warfare Branch, scusate la pronuncia, cioè l'ufficio per la propaganda e la guerra psicologica dei servizi angloamericani, si scisse dallo statunitense USIS e dal britannico IRD. Quest'ultimo iniziò un lavoro di avvicinamento nei confronti di personalità della cultura che si ritenevano disilluse dal comunismo, e vengono citati Ignazio Silone, Vittorini, Alberto Moravia e Samorante, per fare una promozione di una cultura antisovietica ed anticomunista. Questa si chiamò Operazione Packet, che fu fatta in collaborazione con i servizi statunitensi. Nel 1950 si svolse a Berlino un congresso per la libertà della cultura, organizzato da Silone e presieduto da Benedetto Croce. Tra i membri della delegazione italiana ci sono Nicola Chiaromonte, Altiero Spinelli. Altiero Spinelli, ricordiamo che ultimamente è stato rivalutato dagli esponenti della lista Tsipras, in quanto avevano candidato la figlia in nome di un senso di europeismo, da me personalmente non condiviso, ma questo è un altro discorso. E nell'ambito di questa operazione Packet furono fondate tutta una serie di testate giornalistiche letterarie, fra cui Tempo Presente di Silone e Chiaromonti, Il Mondo di Pannunzio. Nello stesso periodo iniziò l'attività editoriale dell'ex agente del SOE britannico, Adriano Olivetti. E il prodotto più importante sarà la rivista L'Espresso, regalata a Carlo Caracciolo, che era figlio di un ex collega del SOE, un ex collega di Olivetti del SOE, l'agente Filippo Caracciolo. Ancora oggi sappiamo cosa produce il network di Carlo Caracciolo. Poi ci fu una rivista Botteghe Oscure, la cui animatrice fu Marguerite Ceppin Caetani, della famiglia Caetani di Roma, che era suocera di un ufficiale del PVB.
La famiglia Caetani di Roma è quella del palazzo Caetani che sta nell'omonima via dove fu trovata a un certo punto una rinoquata rossa con un corpo dentro, che era quello di Aldo Moro. E boh, insomma, negli altri, per brevizzare, in queste operazioni furono coinvolti Giorgio Bassani, Alberto Moravia, Pasolini, Morante, Mario Luzzi, Carlo Levi ed Eugenio Montale. L'IRD, il servizio britannico, definiva clienti e i propri contatti e troviamo l'agente dell'ANELA, del servizio segreto dell'ANELA, Alberto Grisolia, che era un giornalista del Corriere della Sera, poi Emilio Taviani, già partigiano bianco, più volte ministro e patron dell'Agravio, e soprattutto troviamo il provocatore Luigi Cavallo, che collaborò con il Edoardo Sogno nella Costituzione di Pace e Libertà. E qui abbiamo un altro capitolo, perché negli anni 50 c'era questa necessità di frenare il comunismo, di bloccare quelle che potevano essere le diffusioni delle idee del Partito Comunista, per cui ministri e l'espressione della grande industria e il SIFA tramite Renzo Rocca, con i finanziamenti del piano Marshall, diedero l'autorizzazione al Edoardo Sogno, iduista tra l'altro si scoprirà anni dopo, di dare vita al progetto di Pace e Libertà, che aveva come scopo, per citare Sogno, l'organizzazione della difesa psicologica delle istituzioni democratiche. Nel concreto significò la produzione che lui e i suoi sodali si erano presi l'impegno, cito, di sparare contro coloro che avessero fatto il governo con i comunisti. Nonostante queste sue affermazioni, gli furono tributati funerali di Stato quando morì. Il braccio destro di Sogno in Pace e Libertà era il torinese Luigi Cavallo, che nel 1939 aveva vinto una borsa di studio per perfezionarsi nel tedesco e visse a Berlino fino al 1942. Rientrò in Italia nel 1943, aderì alla formazione Stella Rossa, un'organizzazione criticata dai dirigenti delle formazioni comuniste del Partito Comunista perché considerata bordighista e compiva azioni ritenute azzardate, e che ci ricorda sempre il discorso di Zimmer e il discorso di Graziani. Nel dopoguerra Cavallo fu assunto alla redazione dell'Unità e poi passò alla Gazzetta del Popolo, che lo inviò negli Stati Uniti. Poi rientrò in Italia e iniziò a collaborare con Sogno all'interno di Pace e Libertà. I dirigenti del PC smentirono che Cavallo fosse mai stato iscritto al partito, però a questo punto sorge il dubbio del motivo per cui lo avevano fatto lavorare al quotidiano, considerando che già all'epoca esistevano dei dubbi sul suo comportamento tra i compagni partigiani. Poi Cavallo andò a lavorare alla Fiat di Valletta, a cui fu affidata la propaganda anticomunista, ma leggiamo il curriculum che gli scritto dal suo ex finanziatore Renzo Rocca del SIFAR, quando lo raccomandò per andare in missione nell'Alto Adige scosso dagli attentati nei primi anni 60. Abile e spregiudicato ex comunista, ottimo agente anticomunista ed esperto in propaganda, ottimo conoscitore della lingua tedesca, si è dichiarato pronto a recarsi in Alto Adige e compiere qualsiasi tipo di operazione, anche le più rischiose. Sarebbe in possesso di più aggiornati completi schedali per la propaganda e la lotta al comunismo, 450.000 indirizzi di operai impiegati di grandi industrie settentrionali, 120.000 indirizzi aggiornati, 720.000 non aggiornati di iscritti al PC, 50.000 indirizzi di quadri del PC, nonché di attrezzatura stampa. Boh, nel 55 ha svolto con successo azione anticomunista per conto della FARC, dei cartieri riuniti dell'Adriatico, di Trieste e Monfalcone. Nel gennaio 64, in alcuni settori sindacali e social comunisti, si è avanzata l'ipotesi che avesse guidato i responsabili del tentato di Damitardo della CGIL alle ore 22.30 dell'8 gennaio. Quindi questo è un altro infiltrato nel Partito Comunista che ha fatto molti danni. Poi a Cavallo in Pace e Libertà, a un certo punto ha avuto dei dissidi con Sogno, subentrò un altro ex militante di Stella Rossa, Roberto Dotti,
che ebbe una storia ancora più interessante, se vogliamo. Sarebbe stato il segretario di Ignazio Silone, iscritto alla FIGC, però volontario nella RSI, nel dopoguerra approdato al Movimento Sociale, passato al Partito Socialdemocratico, e redattore del Pensiero Nazionale, organo degli ex fascisti di sinistra, e poi aveva praticamente raccolto tutta una serie di schedature di uomini politici che furono usate dal generale Giovanni De Lorenzo del SIFAR anni dopo, quando si trattava di raccogliere i nominativi di coloro che avrebbero dovuto essere internati a seguito del previsto colpo di Stato. Anche Roberto Dotti si fece assumere nel dopoguerra la direzione dell'Unità e sarebbe anche diventato capo dell'ufficio cuore del Partito Comunista Torinese. Nel 1952 fu sospettato di essere l'autore dell'omicidio di un funzionario della Fiat, l'ingegnere Elio Codecà. Il commissario capo della squadra politica torinese dell'epoca, Mariano Perris, che aveva prestato servizio a Trieste all'interno dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, organo di repressione nazifascista, comandante di una delle squadre che costituivano la struttura, e che qui a Pisa voi dovreste ricordare, perché fu questore nel 72 quando Franco Serantini fu massacrato di botte dalla polizia. Tanto per dire che tutto quanto si torna e si chiude. Mariano Perris aveva dichiarato che gli assassini andavano ricercati sicuramente all'interno del Partito Comunista e per questo motivo fu oggetto di un'interrogazione parlamentare. Ma le cose non proseguirono linearmente perché in realtà Dotti non fu mai ufficialmente incriminato, però in base a questa sua accusa, che era non un'accusa giudiziaria ma un'accusa mediatica, fu fatto riparare in Cecoslovacchia come molti altri ex partigiani che venivano accusati di vari crimini nel dopoguerra. Quindi probabilmente questa accusa mossagli che ha provocato questa sua fuga è servita ad accreditarlo all'interno del Movimento Comunista come un compagno perseguitato. Però cosa succede? A un certo punto Dotti ritorna in Italia e racconta Edgardo Sogno. Quando tornò dalla Cecoslovacchia era un uomo bruciato per il partito e cominciò a collaborare a Pace e Libertà. Lavorò con me fino alla chiusura di Pace e Libertà nel 1958, poi gli trovai una sistemazione grazie al mio vecchio amico Adriano Olivetti, uno che lavorava per l'operazione Packet in quanto agente del Sogno. Quindi vedete che la storia è abbastanza ristretta. Nel 70 Dotti lavorava alla Martini e Rossi, era il direttore della terrazza Martini di Milano e guadagnava $1,000,000 al mese. Si licenziò e venne da me, nei comitati di resistenza democratica di Sogno, a guadagnare la metà. Però, prima di licenziarsi dalla terrazza Martini, nel 70, l'ex comunista Dotti ebbe modo di incontrare alcune volte proprio in quel locale, grazie all'intermediazione dell'ambiguo brigatista Corrado Simioni, che era stato un collaboratore dell'USIS, da quanto ci dice Flamini, che penso sia una persona attendibile, Simioni aveva fatto in modo di far incontrare Dotti con la fondatrice delle Brigate Rosse, Mara Cagol, alla quale era stato presentato come un possibile finanziatore del gruppo armato. E così ci racconta Alberto Franceschini. Simioni ci disse che a Milano c'era una persona di sua assoluta fiducia su cui potevamo contare per le cose importanti, per i soldi, per le questioni logistiche. Un compagno che aveva combattuto la guerra partigiana, era diventato un dirigente del PC, poi era entrato in conflitto con la linea rinunciataria di Togliatti e se n'era andato per qualche anno in Cecoslovacchia. Quindi anche qui vedete come Simioni aveva raccontato delle cose false a Franceschini. E questo Dotti incontrò Mara Cagol, le domandò ed ottenne un elenco di aderenti alle Brigate Rosse. Qui sorvoliamo sulla fiducia che questa donna diede al primo arrivato, se vogliamo, no?
Allora, il 2 maggio del 1974 le PR operavano un'irruzione nella sede dei comitati di resistenza democratica di Sogno. Dei documenti prelevati, che erano una bella quantità di lettere e elenchi, tutta la rete delle adesioni al Golpe Bianco che Sogno aveva in preparazione, trovarono anche il loro elenco di militanti. E mentre Curcio era sotto processo a Torino, chiese alla Corte di rendere pubblico il fascicolo sui comitati di resistenza democratica, ma il magistrato gli rispose: non si trova più, qualcuno deve averlo trafugato dagli archivi giudiziari. Quindi, tra le varie carte avevano trovato questo necrologio firmato da Sogno in occasione della morte di un certo Roberto Dotti e si chiesero se si trattasse del compagno uscito da sinistra del PC. Questo è tratto da un articolo di Gianni Barbacetto che conclude: ad Alberto Franceschini il dubbio su Dotti è passato. Dopo la lettura del libro di Sogno e Cazzullo, che è un'autobiografia di, c'è un'intervista di Sogno rilasciata a Cazzullo che racconta questo evento, gliene è cresciuto dentro un altro: da che parte stava Corrado Simioni? Poi, brevemente, Sogno usò altri ex comunisti nei suoi comitati di resistenza democratica. Il massone Aldo Cucchi, che era stato un comandante di capo bolognese, medaglia d'oro per le azioni condotte durante la resistenza, ed era stato espulso dal PC nel 51 assieme a Valdo Magnani e Ignazio Silone. Poi c'era tra i collaboratori di Sogno anche l'editore Ezio Enzo Tiberti, che era un ex partigiano delle Brigate Garibaldi, iscritto al PC fino al 1948, poi passato al fronte anticomunista ed entrato nel 1960 nelle file di Gladio, dove Tiberti non doveva essere proprio l'ultima ruota del carro, se, come riferisce Francesco Gironda, che era il capo della rete informativa lombarda bresciana della struttura Stay Behind, sarebbe stato Gironda arruolato nella Gladio proprio da Tiberti. Infine c'è Roberto Nieghi, che era agente del PVB dal 44 e dal 47 al 56 militò nel PC, appunto da dirigere l'edizione milanese dell'Unità, e ricoprì dal 1949 la carica di responsabile per i rapporti con l'estero. E quindi ebbe incontri con i maggiori dirigenti politici dell'est europeo. Tanto per inquadrare la figura di Nieghi, uscito dal PC nel 56 dopo l'invasione dell'Ungheria, lo troviamo tra i relatori del convegno organizzato dall'Istituto di Studi Militari Pollio, un'emanazione del Ministero della Difesa, del maggio 65 all'Hotel Parco di Principi, il convegno che viene convenzionalmente considerato come il momento di nascita del cosiddetto partito del golpe, finanziato dalla sezione Rei del SIFA del colonnello Lorenzo Rocca, lo stesso che prima abbiamo visto come aveva descritto entusiasticamente il provocatore Cavallo, nonché finanziatore di Pace e Libertà. In questo convegno, appunto, Paolo Nieghi, Renato Nieghi, il figlio di Paolo, un altro discorso. L'intervento di Renato Nieghi verteva sull'insidia psicologica della guerra rivoluzionaria in Italia. Interessante come tema da parte di un ex dirigente del Partito Comunista. Tanto per citare un paio di altri partecipanti al convegno, c'erano Ivan Matteo Lombardo, aderente al Movimento Nuova Repubblica di Pacciardi, l'agente dell'Anello nonché ex repubblichino Giorgio Pisanò, l'ex SS Pio Filippani Ronconi, il fascista esoterico Gianno Accame, che fece un intervento dal titolo La controrivoluzione degli ufficiali greci, che possiamo ritenere profetico considerando che il golpe del colonnello in Grecia è luogo quasi 2 anni dopo, poi Pino Rauti, Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, Guido Gianettini, agente Z del Sismi, nonché Missino, il fascista infiltrato negli anarchici Mario Merlino, il generale Adriano Maggi Braschi, direttore della guerra non ortodossa. Questo dunque il milieu in cui ha operato Renato Nieghi dopo la sua uscita dal Partito Comunista. Il figlio Paolo,
che oggi è uno dei più dei giornalisti più conservatori, se vogliamo, da giovane militò in Potere Operaio e fu tra i firmatari della lettera in cui si accusava il commissario Calabrese di essere responsabile della morte di Pinelli. Ecco, questi sono alcuni esempi di quanto le forze delle reazioni dell'imperialismo internazionale hanno messo in campo per impedire, non con mezzi politici corretti, che il Partito Comunista continuasse ad avere un ruolo di primo piano nel paese, soprattutto che non andasse al governo. Il resto, strategismo, tentativi di colpi di Stato, criminalizzazione delle lotte di classe e via discorrendo, è storia. Ed esula da questo breve excursus che ho inteso fare. Ciononostante ci sono avuti più di 50 anni per distruggere i partiti comunisti in Italia e non ce l'hanno ancora fatta del tutto. E permettetemi solo di concludere con una breve poesia di Brecht, L'ode del comunismo. È ragionevole, chiunque lo capisce, è facile. Non sei uno sfruttatore, lo puoi intendere, va bene per te, informatene. Gli idioti lo chiamano idiota e i sudici, sudicio. E contro il sudiciume e contro l'idiozia. Gli sfruttatori lo chiamano delitto, ma noi sappiamo, è la fine dei delitti. Non è follia, ma invece fine della follia, non è il caos, ma l'ordine, invece. È la semplicità che è difficile a farsi. Grazie.